Juve, pubblico granata che ci crede, punta sul fattore campo per cercare lo sgambetto ai cugini, nonostante la Juve parta ovviamente favorita. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Ecco la formazione di partenza del Toro. Scelta coraggiosa in campo col 3-4-3, molto offensivi. Un assetto decisamente sbilanciato in avanti, a tutto vantaggio. Prova la conclusione Cristiano. Palla deviata, sarà calcio d'angolo per la Juve. Occhio al tiro della bandierina. Il recupero della Juve. Quadrado. Belotti. CR7. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Difensore che non riesce ad arrivare. Deve essere più attento. Tentativo di chiusura. Belotti. Palla persa. Muriel. Grande chiusura difensiva. Kluivert. C'è spazio per Cristiano Ronaldo lateralmente. Si porta in mezzo. Prova CR7, occhio al tiro. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Faraoni. Muriel. Nessun problema sul cross. Attento qui il difensore che allontana. Occhio a questo lancio. Cristiano. Rientra. Cristiano Ronaldo. Palo, attenzione però, è ancora buona. Non riesce a bloccare, attenzione. Quadrado. Barella. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera Ronaldo. L'attaccante ha tremato davanti al portiere e ha fallito la più clamorosa delle occasioni. Ha optato per la conclusione di giustezza, colpendo i legni della porta. Da lì però poteva e doveva fare di più. Le sfide recenti fra Juve e Toro parlano di un dominio netto dei bianconeri, capaci in più occasioni di far valere il loro tasso tecnico e la propria superiore esperienza. Non è bastato il vecchio cuore granata da arginare lo strapotere bianconero, e chissà che non sia oggi l'occasione giusta per prendersi una bella rivincita. I tifosi se lo augurano. Prova a calciare. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria, vantaggio direi più che meritato. Risultato che vede ora in vantaggio la Juve, gara che potrebbe adesso essere in discesa per i bianconeri. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Belotti. Cristiano Ronaldo. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Palla buona per Belotti. Tentativo sventato senza problemi dal portiere. C'è il pressing sul portatore di palla. Derby della Mole che vede fin qui la Juve avanti. Vantaggio importante ma che non dà ancora garanzie. Tempo da giocare ce n'è, non c'è dubbio. Ora spetta alla formazione granata fare la prima mossa per provare a riaprire il match, magari già in questo finale di primo tempo. CR7. Attenzione al tiro. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Faraoni. Ci sono metri a disposizione.
Pallone recuperato. E finisce qui il primo. Si riparte con la Juve avanti nel punteggio. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Gran palla in mezzo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altre. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Milik. Muriel. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Belotti. Bentancur. Lo ferma ma non controlla. Ha spazio per avanzare. Immobile. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Belotti. Bentancur. Cercano il buco nella difesa avversaria. Attenzione a CR7. Bentancur. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Kluivert. Cristiano Ronaldo. Bentancur. C'è il rilancio lungo. Attenzione, occasione! Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. E ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Buono il controllo nonostante il pressing. Occhio al pallone filtrante. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Barella. Belotti. Caicedo. Bentancur. Attenzione, errore grave. A metri per andare. Sarà calcio d'angolo per la Juve. Da lì può andare col cross. La mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Traversone che si perde senza possibilità. Caicedo. C'è la norma di vantaggio, possesso Juve. Si immola il difensore. Muriel. Efficace qui la pressione, riconquistano palla. Occhio al suo movimento. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ancora 600 secondi alla fine. Derby di Torino che si sta rivelando appassionante come da pronostico. Juve in vantaggio ma che non può dirsi ancora al riparo da possibili sorprese in questo finale. Torino che attaccherà con tutti gli effettivi alla ricerca almeno del pari, lo svantaggio da recuperare minimo. Possono ancora farcela. Tutto facile qui per il portiere. Azione interrotta. Un altro ottimo passaggio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è ovviamente fra gli osservatori speciali del match di oggi. Giocatore dalle indubbie qualità, potrebbe rivelarsi un fattore per questa sfida, come spesso del resto gli capita. Uno con la sua classe è in grado di decidere il match con una giocata, un lampo improvviso.
Vedremo se i difensori sapranno marcarlo a dovere. Arriva qui.